Vangelo di San Giovanni di questa quarta domenica dopo Pasqua. Abbiamo sentito le parole del Signore che egli pronunciò, tra le altre, nel discorso dopo la cena, quel lungo discorso che tenne ai suoi apostoli dopo che il traditore Giuda si era allontanato per compiere il suo destino. Ebbene, Gesù lascia andare il suo cuore, promette in questo Vangelo: vi conviene che io me ne vada, perché se non me ne vado non arriverà a voi lo Spirito Santo, il Consolatore. Quando io me ne sarò andato, ve lo manderò. E quindi promette che la sua dipartita visibile, egli ascende al cielo e quindi la terra non lo vedrà più fisicamente, è conveniente per la Chiesa, per i suoi apostoli, perché finita la sua missione comincerà la missione dello Spirito Santo che egli invierà in suo nome. Ma qui vorrei sottolineare le parole che Gesù dice quanto al mondo. Gesù dice, ecco, che lo Spirito di verità, il Consolatore, convincerà il mondo quanto al peccato, quanto alla giustizia. E quindi quanto alla giustizia e quanto al giudizio. Per cui dice queste tre cose farà lo Spirito di verità nei confronti del mondo. E quindi vedete quanto al mondo egli dice, ecco, che il mondo è già stato giudicato. Il peccato del mondo qual è? Il peccato quindi per quale lo Spirito di verità convincerà il mondo è di non aver creduto in Cristo. La giustizia è che lui torna al Padre, dal Padre venuto e dal Padre ritorna. E il giudizio, dice il principe di questo mondo, è già stato giudicato. Bene, queste parole evidentemente ci devono fare riflettere, evidentemente in questo pellegrinaggio che compiamo oggi, ma soprattutto nel pellegrinaggio della vita. La vita dall'inizio alla fine è un pellegrinaggio verso la vita eterna. E Gesù dice il mondo è già stato giudicato, e quindi il giudizio del mondo è un giudizio di condanna. Gesù ci ripete, ci ricorda tante volte nel Vangelo: chi è con me, chi non è con me è contro di me, e non si può servire a due padroni, a Mammona e a Dio, si servirà uno e si disprezzerà l'altro. E qui dice lo spirito del mondo, il mondo è già stato giudicato. Perché? Perché il peccato del mondo è quello di non credere in noi, di non credere in Cristo. E quindi vedete, questo lo vediamo ogni giorno sotto i nostri occhi, vediamo, lo viviamo anche nelle nostre vite personali, c'è questa antinomia, questo combattimento continuo tra lo spirito del mondo e lo spirito di Dio. E Dio ama i suoi, li mette alla prova, il mondo esalta i suoi. Se il mondo ti esalta, temi, forse non sei dello spirito di Dio. Questo ci fa capire molte cose di molti personaggi pubblici anche nella Chiesa di oggi, esaltati dal mondo, ma sono veramente figli di Dio e servitori di Dio, ne possiamo dubitare. Vedete perché? Perché il mondo ama, esalta i suoi. Ebbene, questo ci deve far riflettere soprattutto quanto a noi, quanto allo spirito del mondo c'è, quanto lo spirito del mondo c'è in noi. E quindi dobbiamo sforzarci di vivere secondo lo spirito di Dio. Lo spirito di Dio vorrà dire portare la croce, accettare, fare dei sacrifici, vivere della vita cristiana coi sacramenti. E questa soprattutto la raccomandazione e la risoluzione un po' che dobbiamo prendere nel corso di questo pellegrinaggio, che vi ricordo è sempre l'immagine del pellegrinaggio della nostra vita. E quindi ecco che dobbiamo vivere da cristiani con la preghiera, con i sacramenti, il pane degli angeli che è la comunione, è il pane dei forti, è il pane di Dio che ci dà nella comunione la forza, ben ricevuta evidentemente in grazia di Dio, è di affrontare le difficoltà, le prove, le tentazioni, di essere vincitori su di esse. Dobbiamo fortificare la nostra anima soprattutto con la preghiera, e non soltanto una volta l'anno, magari quando si viene all'oretto in un certo contesto, ma ogni giorno. Dobbiamo pregare in famiglia, dare l'esempio ai nostri figli, pregare il rosario insieme, e cercare di anche appunto di dare questo esempio a chi ci sta vicino. E quindi ecco la vita cristiana e la frequenza dei sacramenti.
la frequenza dei sacramenti, della Santa Comunione, ma anche della confessione, per purificare le nostre anime dal peccato tutte le volte che ce n'è bisogno. Non viviamo, non restiamo a lungo lontano da Dio. Se siamo in disgrazia di Dio, siamo deboli perché magari cadiamo facilmente in peccato, abbiamo bisogno del ritrovare la grazia di Dio. Non sappiamo quanto durerà la nostra vita, e stote parati, dice Gesù, siate preparati, perché quando magari meno ci aspettiamo Egli viene a coglierci. E quindi ecco l'importanza di vivere in grazia di Dio, che è la cosa più importante della nostra vita. Gesù dice: una sola cosa è necessaria, salvare la nostra anima. La possiamo salvare se viviamo in grazia di Dio. Ecco, quindi la raccomandazione, la risoluzione: preghiera, sacramenti, sacramenti della comunione, sacramenti della confessione, soprattutto per i giovani più che mai, ma per tutti noi abbiamo continuamente bisogno di tutto questo. Non viviamo quindi secondo lo spirito del mondo, questo spirito che Gesù condanna, che ha già giudicato a causa del peccato di non credere in Lui. Questo peccato del mondo lo vediamo sempre più forte e nei tempi in cui viviamo, di apostasia, di incredulità, di indifferenza, di odio quasi palese e scatenato contro la Chiesa di Cristo e quindi contro il nostro Signore. Ebbene, cerchiamo in questo giorno particolarmente di chiedere alla Madonna di Loreto di aiutarci nella nostra vita cristiana, promettendole e di fare quello che è il nostro potere, e non ci farà mancare la grazia. Sia lodato Gesù Cristo, sì, sì, sì. Padre, del Figliolo, dello Spirito Santo, e così sia.